Benge Fede, magnifico difetto su Radio Bruno, buon pomeriggio, benvenuti. Anche oggi comincia il Fans Club. Un Fans Club speciale. Radio Bruno arriva. Su Radio Bruno arriva. Fans Club, Fans Club, Fans Club, Fans Club. Non l'avete ancora sentito, ma l'avete sentito cantare poco fa, ma chi ci sta seguendo in TV lo ha anche già visto, perché oggi è venuto a trovarci Fede di Benge Fede. Ciao Fede! Ciao a tutti, ciao Radio Bruno! Siete sempre pezzi e core, come dico, che carino. Come dico in ogni situazione, è un grande piacere essere qui. Stavo parlando prima con Ale, chiedendomi quando è stata l'ultima volta che siamo venuti, penso fosse 4 anni fa, quindi troppo tempo. Bisogna appunto rinnovare tutto, foto, video, tutto. Ci avete un pochino trascurati. Intanto salutiamo anche Benji, non so se in questo momento magari da qualche parte ci stia seguendo, ascoltando, guardando. Dov'è Benji? Tu lo sai in questo momento? Ma io allora la butto lì, potrebbe essere in quel di Los Angeles, potrebbe, forse. Potrebbe. Penso, non so il motivo, però penso che sia lì. Ma io suppongo sia anche in buona compagnia. Ma io credo proprio di sì, sia in ottima compagnia. Allora intanto grazie Fede per essere finalmente venuto a trovarci, perché aspettavamo da tempo Benji e Fede. Del resto le estate scorsa hanno avuto un'estate questi due ragazzi davvero strepitose, perché dove e quando ha battuto qualsiasi record, non so quanti milioni di visualizzazioni su YouTube, quanti dischi di platino, 4 dischi di platino credo. Si sta avvicinando al quinto, lì con la Ola. Siete stati in un frullatore, possiamo dire, l'estate scorsa, fra promozioni, tour, un sacco di cose, e finalmente ci siamo. Poi tra l'altro stanno preparando anche quello che avverrà quest'anno, perché c'è una bellissima cosa che li aspetta il 3 maggio prossimo all'Arena di Verona. In questo lasso di tempo vi state almeno un po' riposando? Ci stiamo riposando, ma non stiamo, insomma, come si suol dire, cazzeggiando, passatemi il termine, perché stiamo pensando a varie cose. C'è una sorpresa grandissima che presto annunceremo, della quale non possiamo ancora far presupporre nulla, però ci abbiamo lavorato durante questi mesi. E quindi presto aspettatevi news bomba. E poi c'è la news più bomba di tutte, che è appunto il concerto all'Arena di Verona. Ci stiamo già preparando psicologicamente, fisicamente, perché il palco è grande, e anche pensando a ogni cosa appunto che succederà su quel palco, che sarà un concerto a tutti gli effetti il più importante della nostra carriera. Quindi il periodo è caldo. A proposito di preparazione atletica, abbiamo visto poco fa anche il video di Magnifico Difetto ambientato a Oberhaggen. Dopo le riprese hai fatto una pista con lo snowboard, vi siete goduti un po' la montagna, come te la cavi? Allora, a proposito, dopo il videoclip non ho avuto possibilità, ma sono stato appunto questo weekend in montagna e posso dire di aver, tra virgolette, imparato, è un parolone per ora, però di essermi dilettato meglio delle volte scorse in snowboard, no? Ho imparato a fare le curve, no? C'è ancora un po' di paura di cadere, però sto imparando bene. Lo vorresti come maestro, Barbara, perché so che anche tu con lo snowboard... Io ho iniziato l'anno scorso. Farlo a me. Esatto. No, ha detto che è più brava di me. No, guarda, io ho visto un po' di immagini di Barbara. No, Fede, non lo so, io ci ho messo 6 mesi a imparare a fare una curva, quindi sei molto più avanti di me. Fidati. No, però tu attualmente le sai fare, no? Scendi giù, che è una meraviglia. Quindi tra i due dovresti essere tu ad insegnarmi, però vedremo. Allora, organizziamo un weekend e poi vediamo. Volentieri, qualche tappa in baita. Ci divertiamo sicuramente. Ecco, no, volevo sapere se posso venire anche io però mi fermo in baita per i bombardini. Esatto. No, io rimango lì. È una tappa da non saltare quella. Vi guardo con molto piacere. Se volete vi riprendo, faccio anche qualche storia, roba del genere. Oh, potremmo ingaggiarlo. Fede, sarebbe un'idea. Oh, tra un mese compirai 26 anni. Hai già pensato a cosa regalarti? Cosa regalarmi? Sì. Ma cosa regalarmi è sempre difficile. Vorrei però passarli in maniera un po' diversa quest'anno, e stavo pensando a un viaggetto. Perché io sarò invecchiando, non lo so, quel 26 mi incute timore. Sarà forse il fatto che sto cominciando a soffrire molto il freddo, vorrei andare al caldo per il mio compleanno, però non lo so. Vedremo se sarà tutto pianificato fra un mese o no. Allora, prima il lavoro. Sai cosa facciamo, Fede? Un regalo, te lo facciamo noi subito. O meglio, posso togliermi le cuffie e fare la valletta? Sì, okay. Fai la valletta, prendi questo premio, perché finalmente lo possiamo consegnare. Quest'anno avete vinto, meglio, l'anno scorso avete vinto. Davvero, Fede, la davvero. Più bella dell'estate, con grazie. Dove e quando. Allora. Grazie mille. È il regalo premio. Degli ascoltatori di Radio Bruno, che vi hanno premiato. Tra l'altro, il secondo posto è stato di J-Ax con Ostia Lido. È arrivato
arrivato secondo dopo di voi con la metà dei voti. Ti dico solo questo. Come è stato possibile? È stato possibile. Io vi svelo che una delle mie preferite era appunto Ostia Lido. Non me la sono ascoltata oggi perché voglio tornare un po' al clima estivo, no? Però grazie veramente. Dato che ci sono solo io oggi, Ben, mi dispiace, ma ti sottrarrò il premio e lo metterò sopra alla bacheca dei premi. Tra l'altro ce n'è un altro vostro, che è quello della città di Modena, che ci avete dato a Radio Bruno Estate di Modena di 2 anni fa, quindi grazie mille per aggiungiamo, il supporto. Aggiungiamo anche quello. Fede, hai voglia d'estate, hai detto? Che molto. Dici? Rivediamo il video di Dove e Quando, dai. Proprio la canzone che ha vinto la più bella dell'estate? Riguardiamolo, dai. Torniamo un po' all'estate, dai, torniamo un po' all'estate. Dai, Dove e Quando, Benji e Fede su Radio Bruno. Ve lo diciamo noi Dove e Quando, qui e ora, Fede Rossi con noi. Abbiamo appena risentito la canzone dell'estate scorsa di Benji e Fede, Dove e Quando, che come dicevamo poco fa ha vinto anche il premio di Radio Bruno, la più bella dell'estate. Forse è presto per parlarne, Fede, ma il 10 dicembre di quest'anno saranno 10 giorni dal primo messaggio che tu hai mandato a Benji su Facebook. 10 anni? 10 anni, Mamma mia. Alle 20.05, chiedendogli di collaborare, di fare qualche cosa insieme. Te la butto lì. State già pensando di fare qualcosa per celebrare la ricorrenza? Sì, un cena a lume di candela, pensavamo. Solo voi due. Alle 20.05. Alle 20.05. Allora, se quel giorno arriverò in ritardo, sarò punibile. Perché sapete che io pecco spesso di arrivare in ritardo. In quell'occasione non potrò arrivare in ritardo. Quindi, vabbè, è molto presto per pensarci. Sicuramente qualcosina ci inventeremo, sì. Però adesso non c'è ancora nulla nell'aria. Cosa ti ricordi un po' di quel periodo quando tu, ho letto che sei andato in aeroporto a recuperare Benji che stava tornando, credo per le festività natalizie. Sì. E poi siete andati subito a registrare la vostra prima canzone, diciamo così. Cosa sono i tuoi, quali sono i tuoi ricordi legati un po' a quei primissimi tempi di Benji e Fede? Ah, io mi ricordo che avevo questa assoluta esigenza di trasmettere a me stesso in primis e alle persone, insomma, questa mia voglia di comunicare, voglia di cantare, no? E avevo intravisto appunto i suoi, qualche suo video, qualche suo il suo profilo, e avevo visto che eravamo davvero molto molto affini, no? Anche se non ci conoscevamo, lo percepivo. E quindi gli ho scritto con serie motivazioni appunto di iniziare a fare qualcosa insieme, no? Se non altro di scrivere insieme, di cominciare a fare video. E ho dei bellissimi ricordi, perché era tutta una festa, era tutto uno scoprire, un conoscere persone, un scoprirsi proprio come persone anche. E mano a mano, tassello dopo tassello, siamo arrivati qui. E quindi non posso avere cattivi ricordi, è tutta una festa e un bellissimo primo tassello di crescita. Fantasticavate mai sul vostro futuro? Come vi vedevate nel 2020, che sembrava allora così lontano? con un po' di baffetto di barbetta da capra come oggi, e un po' più invecchiati, però con un bagaglio di esperienza veramente forte, d'impatto, e con anni che sono passati, che ci sembrano passati 30 anni, non 10 anni, abbiamo vissuto varie vite e devo dire che è la scelta più importante che io abbia mai fatto nella mia vita, quindi non la rinnegherò mai e la porterò sempre alta. Sono anche due siete anche due grandissimi amici, oltre insomma che colleghi, condividete la passione per la musica e il lavoro, ma soprattutto siete due grandi amici. Anche perché sfido amici. Chiunque a non essere amico e passare 10 anni insieme 24 su 24, o uno è falso come Giuda, cosa che non ci riguarda, oppure è pazzo completamente. Avete anche lo stesso gruppo sanguigno. Esatto, penso un po'. A proposito del tempo che passa, ti volevo leggere un messaggio che è arrivato da due ascoltatrici. Volevamo dire a Fede che se ha 26 anni sta invecchiando, tra virgolette, vieni qui che ti facciamo noi una cura. A parte gli scherzi, okay. Un abbraccio da due fan cinquantenni di Benji e Fede. Grandissime, ciao, un saluto a voi. Beh, comunque è veramente un piacere averti qui e ti abbiamo veramente visto crescere, anzi vi abbiamo veramente visto crescere. Avete fatto una collaborazione un po' di tempo fa, poco tempo fa, con una giovane artista che è Shari. Com'è nata questa collaborazione con Sale? Allora, Shari l'abbiamo conosciuta nel 2016, appunto lei ha fatto Tu sì che vales, e dopo l'abbiamo conosciuta appunto perché era nella nostra stessa discografica, ha aperto un nostro concerto a Udine appunto nello stesso anno. Ci siamo tenuti in contatto e abbiamo ricominciato a sentirci all'inizio appunto del 2019, è venuta in studio
e ci ha fatto sentire un po' delle sue nuove canzoni. E la volta, la prima volta che è venuta, le abbiamo detto: prova a vedere cosa riesci a scrivere, poi la prossima volta ci fai sentire quello che partorisci in questo periodo. È tornata 2 settimane dopo con 10 canzoni in più, una più bella dell'altra, e da lì abbiamo detto: ok, tra queste canzoni c'è un embrione che ci colpisce particolarmente, lavoriamoci insieme. Il fatto di fare un featuring con te ci riporta ai vecchi tempi e ci dà anche una grande carica, perché meriti tanto ed è un artista che ha bisogno di farsi sentire, cioè, direi che merita. Non c'era modo migliore di presentare la canzone, sì. Noi non avremmo potuto fare di meglio. La canzone che stiamo per ascoltare di Benji Fede, un altro dei singoli estratti da Good Vibes, che è il loro ultimo album insieme a Shari. La canzone è Sale. La mia hit, J-Ax, Max Pezzali, e un video spettacolare, geniale, dove appari anche tu, caro. No, non avete capito, l'ho pensato io questo video, l'ho pensato io. No, è stato veramente divertente, e poi il fatto che il pezzo sia così bello, orecchiabile, ha reso il tutto ancora più divertente e stimolante, quindi bella zio, un bella saluto zio. Ad Ax. Tra l'altro l'ho anche ringraziato pubblicamente, ha salutato e ringraziato tutti coloro che hanno partecipato a questo video, sono in tanti, e ha detto anche grazie a Fede per avermi dato la possibilità di essere Benji per un po' di fianco a te, suonare la chitarra. giusto così. Senti, prima di salutarti Fede, ritorniamo a questo grande evento che si sta preparando, sembra tanto in là nel tempo, ma poco fa fuori diretta parlavamo del fatto di come corre veloce il tempo, il 3 maggio è qui dietro l'angolo, quindi Arena di Verona, questa grande festa. Per voi è la prima volta in Arena? Allora, è la prima volta in Arena con un concerto nostro, concerto vostro. Infatti tutte le volte che siamo andati per vari festival, eventi, c'era sempre il pallino e il sogno di dire: sarebbe bello un giorno riempirla con le nostre canzoni e i nostri fan sotto che cantano insieme a noi. E sta succedendo così perché siamo quasi sold out, e devo dire che il 3 maggio non è più così lontano e siamo molto molto contenti. Bel risultato. Qualcosina dei preparativi ce lo puoi già dire oppure no? È qualche impossibile. Ospite. Magari è ancora ospite. Tutto nell'aria. Stiamo chiaramente pensando a tutte le cose, ma se io dico qualcosa mi seviziano. Beh, di sicuro. Sfruttamento di artista, quindi. Però presto saprete tutto, insomma. Dai. Di sicuro non sappiamo che le notizie. Sarà una grande festa insieme a tutti i fan che vi sostengono da ormai da quando siete nati, possiamo dire artisticamente parlando, e sarà la e possibilità. Non solo, anche prima. E poi sarà la possibilità di riascoltare tutti i vostri grandi successi tutti insieme. Una grande festa. Anche quelli che non conoscono, perché tireremo fuori anche canzoni proprio agli albori, no? Nella nostra cameretta di Modena, pezzi che magari una fan che ci segue dice: boh, vedi, è difficile. Quale occasione migliore? È difficile perché sanno tutto di tutto, però. Qualcosa ci hai svelato, vedi? Sì. Siamo contenti così. Bene. Noi siamo contenti di averti avuto nostro ospite qui in questa radio, che ormai è casa tua già da parecchi anni. Ragazzi. Cioè, sono io che devo salutare voi adesso, no? Ragazzi, è stato un piacere avervi. E... torna presto a trovarci. Salutaci tantissimo, Benji, e la prossima volta. Ci aspettiamo che venga qui con te. Speriamo che venga qui con me, ma non mancherà. E non fate passare altri 2 o 3 anni. No, io prima. Dopo ci mettiamo d'accordo, magari fra un mesetto torno. Bellissimo, guarda. Mi mancate già. Volentieri. Ciao Fede, grazie per essere stato con voi, noi. Ciao a voi, grande Radio Bruno, vi voglio bene. Ciao.